settimo della ripresa, quando Marocchino ha intaccato riprendendo una palla respinta dalla traversa su colpo di testa di Bentegan. E poiché il pari non dispiaceva né al Catania né alla Juve. Ecco il francese che entra nella difesa avversaria, si presenta da solo e batte il portiere. Gentile serve Bettega, stop di petto, coordinazione splendida ed è la seconda rete per la Juventus. Ed ecco la cronaca dei 7 gol. Comincia Platini, così. È 1-0 per la Juventus. Poi su questa azione tira Platini, ribatte Chiodini. Scirea porta 2-1 il vantaggio della Juventus e col 2-1 si conclude il primo tempo. Nel secondo è sempre Scirea che movimenta l'azione e Rossi arriva puntuale di testa all'appuntamento con il gol in Coppa Italia. 3-1 per la Juventus. Ma c'è Rossi di testa che vale più di Pruzzo a Genova ed è 4-2 per la Juventus. Al 22esimo, splendido Platini per Rossi. Lo anticipa, cerca di anticiparlo Baresi, ma Rossi riesce. 23esimo, il secondo gol, scende Gentile, cross. Ecco la testa di Tardelli. Piotti non trattiene, Rossi gli ruba la palla e infila nonostante la carica di Camilla. E 3 minuti dopo, il gol del Milan. Palla al centro, Jordan, rete, 2-1 e tutto da Torino. Quarantunesimo, punizione di Gentile per Cabrini che infila Tancredi con secco rasoterra. 25esimo, corner di Gentile, Tardelli allunga la traiettoria e Platini con stacco perentorio batte Tancredi per la seconda volta. Il francese avanza, torna indietro e serve di precisione Boniek che sull'uscita disperata di Tancredi supera il portiere con abile tocco di sinistro. 3-0. Lancio sulla destra per Gentile che si è inserito nello spazio vuoto, anzi è Tardelli, ecco Tardelli, gol sull'uscita di Tancredi, Tardelli lanciato molto bene da Boniek. Platini ancora, Boniek lanciato in area, Boniek, pallonetto di esterno destro splendido che nemmeno Vierkovud riesce a recuperare. È l'ottavo minuto di gioco del secondo tempo. Il primo round della semifinale è andato alla Juventus, un 2-1 quasi incredibile se si considerano le occasioni fallite dai bianconeri che hanno dominato la partita per circa un'ora, rovinando tutto nel finale, tanto da rimettere la qualificazione in discussione. Cerca spazio per il cross, Tricella, l'opera, Penzo da due passi, mette in gol. Panna punta Gentile, scatto sul fondo, traversone, molto bello, Penzo, Volpati, 2-0 per il Verona. Coppa, i bianconeri hanno giocato con la consapevolezza di non poter fallire ancora e quindi sono riusciti con Rossi e Platini, a segno due volte, a ribaltare il risultato della partita d'andata della finalissima. L'esultanza del francese Guladori in campionato e Guladori nella finale di Coppa Italia 82-83. 3-0 il punteggio di ieri sera per la Juventus, ottenuto proprio allo scadere dei tempi supplementari. La Juventus per la settima volta scrive il suo nome nell'albo d'oro della Coppa.